Insieme agli altri centri della Fondazione, il Centro per le Scienze Religiose partecipa alla riflessione che la scuola porta avanti sull'intelligenza artificiale. Ad esempio, sapendo mettere a fuoco quelli che sono anche i problemi, i dilemmi di tipo etico che si aprono nello sviluppo, nella gestione, ma anche nella fruizione, nell'utilizzo di sistemi appunto basati sulle tecnologie di intelligenza artificiale, sapendo però che la scuola e solo la scuola è capace di guidare le nuove generazioni verso una conoscenza e verso quel tipo di conoscenza che l'AI può integrare ma che non può completare, non può interamente sostituire. Questo significa che utilmente gli insegnanti e le insegnanti possono integrare gli strumenti AI nella loro didattica, sapendo però ecco, che il loro contributo eccede questa dimensione e può includere nella conoscenza che si fa a scuola elementi estranei ai sistemi di intelligenza artificiale, no? Elementi che come il senso, il significato, il ragionamento sui fini dell'esistenza, il dubbio, la creatività, l'immaginazione, la contraddizione, elementi necessariamente estranei al funzionamento algoritmico, ma cruciali per il percorso educativo. Quindi il nostro contributo va nella direzione di supportare questa consapevolezza nei processi educativi e la capacità poi quindi di tornare alle tecnologie con una postura, diciamo, non timorosa, ma confidente nella possibilità di appunto sfruttarne le potenzialità dentro il processo educativo di carattere consapevole e critico.